Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 dicembre. Vi ricordo, come sempre, che oggi c'è Quarta Repubblica, in prima serata alle 21.30 ci sarà Giorgia Meloni e parleremo ovviamente di questo gran casino sul fondo Salva Stati, di cui peraltro si sta occupando il Parlamento oggi e si occupano tutti quanti i giornali in mattinata. Vediamo, ci sono due profili sul Salva Stati, uno politico e l'altro invece diciamo più di contenuti. E riguardo a quello politico vi segnalo il fatto che sul Salva Stati si sarebbe raggiunto dopo un vertice ieri sera notturno tra tutti i vertici della maggioranza, non c'erano mi sembra i renziani, una nuova apertura della trattativa con l'Unione Europea sul Salva Stati. In realtà alcuni giornali questa cosa non la prendono per questo verso, mi sembra il Messaggero e altri dicono il governo si è spaccato perché da una parte ci sarebbe il Movimento 5 Stelle di Di Maio contro il Salva Stati e dall'altro ci sarebbe invece Gualtieri e tutto il PD acriticamente a favore del Salva Stati. È la linea di Gentiloni di ieri su Repubblica. Repubblica fa un passo avanti e dice così salta tutto, cioè sostanzialmente se così continuiamo ad andare con Di Maio contro il governo, ma il Salva Stati è soltanto l'ultima delle questioni perché non vanno d'accordo praticamente su nulla, sembra di essere arrivati a quello che era il governo giallo-verde alla fine del governo giallo-verde. Prima c'era il contratto e sembravano andare d'accordo su tutto. Io mi ricordo quando parlavano i leghisti che votavano il reddito di cittadinanza, cioè una roba che ancora mi sta qua insieme al decreto dignità. Beh, insomma, oggi sembra essere arrivati alla fine di quell'esperienza del giallo-verde con l'inizio del giallo-rosso per quanto litigano. Entriamo invece nel merito del vero e proprio Salva Stati. Qui vi devo segnalare per la, diciamo, imparzialità che evidentemente gli si può riconoscere, nel senso che non è certamente parziale, non è certamente vicino ai sovranisti, il pezzo di Alessandro Penati sulla Repubblica. E dice: ragazzi, il movimento, questa nuova formulazione del Salva Stati è diversa rispetto a quella del 2012, cosa che dicono tutti quanti, diciamo, i difensori di questa operazione. E dice no, non è la stessa cosa. E in realtà Penati va più a fondo di quanto sia andato anch'io nei giorni scorsi, avendo letto con attenzione non solo come possiamo dire, gli articoli dell'istituzione di questo organismo tecnico, ma soprattutto gli allegati che io obiettivamente non avevo letto. Negli allegati, un po' come si diceva nel passato, nei dettagli ci sta il diavolo. Il diavolo è pesantissimo e devo dire che su questo ho sbagliato io a sottovalutarlo nei giorni scorsi perché i dettagli sono fondamentali. Intanto c'è un dettaglio sostanziale, e cioè che la guida politica del Salva Stati sostanzialmente passa dalla Commissione europea a un organismo tecnico. E lo stesso Penati dice: il cui presidente è un tedesco, il cui direttore generale è un francese, il cui capo economista è un tedesco, tutti con ruoli assolutamente di austerity mostruosa. Cioè, se prima le crisi finanziarie in qualche misura venivano gestite a livello politico dalla Commissione europea, i cui membri sono eletti dalla politica, in questo caso si affida a un organismo tecnico che non ha nessuna compensazione politica la decisione se intervenire o no nell'aiutare uno Stato. Ma il punto fondamentale è un altro, e cioè, ovviamente, che in realtà, legge bene nell'annesso, quando questo Salva Stati presta dei soldi a uno Stato che gli richiede, questo è fondamentale, perché non è che siamo obbligati a utilizzare il Fondo Stati, se siamo in crisi possiamo chiedere l'aiuto del Fondo Stati, chiaro? Una volta che noi chiediamo l'aiuto del Fondo del Salva Stati, loro ci possono prestare dei soldi e aiutarci, diciamo, a risollevare la temporanea situazione di crisi. Ma i cosiddetti prestiti precauzionali, cioè quei prestiti che non obbligano lo Stato che li richiede a ristrutturare il debito, cioè a fottere i risparmiatori, bene, questi prestiti precauzionali l'Italia non li può avere perché non ha criteri che soddisfano quelli previsti dagli allegati del Salva Stati. Vi è chiaro? Cioè, l'Italia, se fosse in crisi, dovrebbe chiedere il permesso di avere un aiuto non più alla Commissione europea, ma a un organismo tecnico. L'organismo tecnico è fatto da francesi e tedeschi rigoristi. E non solo sono rigoristi, si sono dati una legge per la quale, un regolamento, per la quale se dovessero prestarci i soldi, siccome noi non ne abbiamo le caratteristiche, diciamo, legali, dovrebbero fare un mazzo così al nostro debito pubblico. Cosa vuol dire fare un mazzo così al nostro debito pubblico? Vuol dire uccidere il risparmio italiano.
Fenati poi dice: questa roba qui perché è cambiata nel 2018? Semplicemente perché erano arrivati i populisti al governo in Italia e quindi volevano fare una specie, scrive Fenati, di cordone sanitario intorno all'Italia. Eccola là. Quindi è ovvio che con questo salva stati per l'Italia è un bel casino. E che questa cosa, dice Tria in un pezzo bello di Capezzone oggi sulla Verità, dice che Tria non aveva avvertito né Di Maio né Salvini nella trattativa che stava facendo, trattativa che peraltro io credo a Tria sia stata una trattativa che ha migliorato l'impianto originario, ma l'impianto finale è comunque un disastro per l'Italia. E dice Tria, gliel'ho detto a Conte, poi è Conte che gli avrebbe potuto dire ai due vice premier, insomma un bel casino. Nel frattempo due giornali, Messaggero e Corriere della Sera, oggi ci portano dell'altro grande tema che affronteremo questa sera, le migrazioni, e dicono che in titoli, diciamo da vincitori, che l'80% dei migranti che arriveranno in Italia saranno redistribuiti in Francia, Germania e Cipro. Questi si sono fatti da robaccia. Toc toc! Sapete quanti sono? Sapete quanti sono, secondo il Messaggero, quelli che hanno rimandato in giro? 353. Ma di che stiamo parlando? Sono titoli dei giornali. Questa sera guarderete su Quarta Repubblica cosa veramente sta avvenendo. Dalla Germania arrivano all'Italia, non dall'Italia vanno alla Germania, nonostante l'accordo di Malta. Però oggi, se leggi Corriere Repubblica, sembra una mega velina del Ministero degli Interni che dice finalmente la ripartizione preventiva la ripartizione preventiva oggi è cosa certa, dopo ha superato le estenuanti trattative che si facevano al posto, nel periodo di Salvini. Non ci prendiamo per il culo, siamo esattamente nella stessa condizione di prima, con qualche giornale un po' più favorevole perché oggi non c'è più Salvini ma c'è la Lamorgese. Beh, vabbè, il Fatto Quotidiano bisogna leggerlo, perché i portavoci del governo Conte e Di Maio, ma soprattutto il governo Conte, sì, neanche leggono le carte. Cioè, le uniche carte che sanno leggere, ormai il loro cervello è fatto: mi arriva qua la carta della procura, esce qua il pezzo del giornale, così, no? Nel frattempo c'è il codice di procedura penale che non riesco a capire bene. Quando si parla di economia, Travaglio, che di economia ne conosce soltanto quella domestica, cioè come gestire evidentemente tutte le donne che gli da cui è circondato, beh, l'unica economia che capisce è quella domestica, perché sennò oggi il titolo non farebbe confisca manette agli evasori. Confindustria: così non si combatte l'evasione né fa crescere l'economia. Cioè, manette agli evasori: così non si combatte l'evasione né si fa crescere l'economia. Il titolo è qualcosa da confessare, cioè quell'idea sempre, no, un po' grillo travagliesca, per cui tu sei sempre lì che hai uno scheletro nell'armadio. Il punto è che è esattamente il contrario quello che è avvenuto con gli emendamenti ieri, cioè che le manette agli evasori, e questo vale anche per il giornale che non l'ha capita secondo me bene, cioè le manette agli evasori, visti due emendamenti, sono scese perché dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, cioè erano due comportamenti a cui aumentavano le pene fino a 6 anni, sono ritornati nell'alveo degli anni precedenti, per il semplice e banale motivo che qualche volta ci sono gli errori e per un errore non si può finire in galera un privato, chiaro? Chiaro? Oppure facciamo questa specie di repubblica giudiziaria, un pezzo bellissimo che fa oggi la Chirico su Foglio. Bene, quindi sono diminuite. Quello che è successo è che hanno ampliato la cosiddetta legge 231, il campo di applicazione della 231, commissariamenti, non manette agli evasori, commissariamenti di imprese in modo preventivo. La Confindustria ha legittimamente il timore che l'Italia diventi tutta come l'Ilva, cioè un'azienda commissariata con i magistrati che decidono tutto. Questa è l'Italia che volete? Secondo me, Travaglio, questa è l'Italia che vuole, se non puoi piagnucolare e spiegarci che meglio la decrescita finisce. Insomma, questo è quel mondo là che io non rispetto, perché è un mondo che vede l'economia soltanto fatta da magistrati e funzionari pubblici, mentre l'economia è qualcosa di un po' diverso. Fanno finta di essere contro il finanziamento pubblico, ma loro vorrebbero solo finanziamento pubblico per tutti gli altri. La confisca per sproporzione, in realtà, e questo ha fatto benissimo il governo a cambiarla, toc toc, l'hanno cambiata rispetto a quello che volevate voi, cari amici del Fatto. La confisca per sproporzione avverrà, come è normale, soltanto a condanna avvenuta. Questi, sai che volevano fare? La confisca per sproporzione, cioè ti confiscavano molto più di quanto tu eri accusato di aver evaso prima della condanna. Cioè, un paese in cui neanche, voglio dire, il sistema comunista della DDR avrebbe inventato una cosa di questo tipo.
Una via a quattro occhi soltanto se ne ricorda oggi Giannino della Frattina, e lo ringrazio, perché sapete cosa è successo? Che quei gentiluomini, quei signori, quei democratici dell'AMPI, associazione che per quanto mi riguarda potrebbe anche, non so, in un solo istante scomparire, io non ne sentirei la mancanza. Ecco, questi signori dell'AMPI, sapete che cosa hanno fatto? Si sono detti contrari a intitolare una via di Genova a quattro occhi, cioè quello che è morto dicendo vi faccio vedere io come muore un italiano, ucciso in Iraq nel 2014, medaglia all'onor civile d'oro della Repubblica, ma quelli dell'AMPI, soltanto i comunisti, sono per loro accettabili. Le sardine a Milano, tutti i giornali ne parlano, riempito, devo dire, in maniera incredibile la Piazza Duomo, 25.000 persone, sono tanti, obiettivamente, perché ieri pioveva pure, una giornata di merda ieri a Milano, però sono celebrati da Repubblica, che già si è innamorata, come del popolo viola, come disse non ora quando, come, cioè Repubblica passa per questi innamoramenti, e capite, quando Repubblica si innamora da un solo pezzo, quello di Francesco Merlo, quando Francesco Merlo sta lì e gli si dedicano due pagine, avete capito che il fenomeno di Repubblica c'è e tra poco scomparirà. Nel frattempo nella piazza c'era Saviano e l'altra grande suggello. Saviano, Repubblica, Francesco Merlo, due pagine, avete capito che sono e che già cosa sono queste sardine. Purtroppo io non so se bravi o cattivi, ma questo abbraccio è mortale. Mortale! Le sardine sono finite nella rete di Repubblica. Nel frattempo si chiede a Annalisa Chirico su un tweet che ho appena visto io: ma scusatemi, Saviano è quello a cui c'ha la scorta numero 1, 45 macchine, e mandano i cani quando arriva lui per vedere se succede qualcosa, e va in una piazza di 25.000 persone a Piazza Duomo, cazzo, ma io se rischiassi la vita probabilmente in una piazza con 25.000 persone ci andrei con una specie di blindato. Invece lui ovviamente era nella Piazza Duomo con 25.000 persone. Bella l'intervista di Mentana oggi, che dice che il prossimo Presidente della Repubblica deve essere, inutile che continuiamo a fare fenomeni di centrodestra, un galantuomo di centrodestra. La Chirico del Foglio ve ne ho parlato sul potere giuridico delle, ormai la politica ma non soltanto in Italia, questo è il punto fondamentale del pezzo della Chirico, è gestita dalle procure. Benetton oggi, grande polemica sui Benetton, perché Di Maio dice come fate ancora a continuare a fare i fenomeni e fare le lettere dicendo che vi sentite anche vittime voi di una campagna d'odio. E devo dire che oggi l'intervista migliore da far Repubblica al fratello di una delle vittime del Ponte Morandi, che dice due o tre cose, ma guardate, con una delicatezza fantastica, dovrei imparare da lui per il suo garbo, e gli è morto un fratello, e dice: scusate cari Benetton, adesso vittime va bene, io aspetto ancora le vostre scuse, ma sentirmi vittime dei vostri manager mi sembra una cosa ridicola. Ma non solo, sapete qual è l'altra cosa che dice, molto, che io mi ero dimenticato? Gilberto Benetton, il fratello di Luciano, che ha scritto la lettera ieri, soltanto un mese dopo il Ponte Morandi, sapete che ha detto Gilberto Benetton? Che il suo management era perfetto, che aveva massima fiducia nel suo management. E allora dice: sto mostro che ci racconta Luciano è nato sotto le vostre, diciamo, sotto il vostro cappello, senza che voi ne sapeste nulla. Beh, insomma, piuttosto grave se così fosse, posto che comunque lo difendevate a un mese dalla tragedia. Insomma, io dico la verità, è una cosa straordinaria questa dignitosa e ben scritta lettera di fratello Benetton. Le tasse sono invisibili? Il mio libro, che vi consiglio come sempre alla fine, ma non ce l'ho qua da qualche parte, vediamo se c'è, no, eccolo qua, tasse invisibile, spottone per il libro, sempre voglio le vostre foto sul libro comprato, così, foto, l'ho comprato. Le tasse invisibili le dovete regalare anche a Natale. Spot in diretta, insieme a Spot in diretta, Quarta Repubblica, questa sera Giorgia Meloni, non solo, il caso giudiziario di Renzi e la procura che comandano in questo paese. Ciao!